Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e benvenuto all'ospite di questa sera, Marco Rapino, nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuto. Grazie. Rompiamo subito il ghiaccio. Subito. Una volta quando si citavano i titoli di Vittorio Emanuele III si diceva per grazia di Dio e volontà della nazione, re d'Italia e d'Albania, imperatore d'Etiopia, eccetera. Di Marco Rapino possiamo dire per grazia ricevuta e per volontà di Luciano D'Alfonso, questo dicono le male lingue, è segretario del Partito Democratico, è così? Beh, ho preso 17.000 voti quasi, io credo che il merito sia di tutto il Partito Democratico che mi ha sostenuto. Tutti i cittadini abruzzesi che sono andati a votare sono più di 22.000. A scrivere questa vittoria solamente a una componente del partito piuttosto che la volontà di un singolo, secondo me è sbagliato. È merito certo anche del Presidente della Regione che mi ha sostenuto, ma è merito di tutti quelli che ci sono stati sin dall'inizio. Però questo si dice all'interno del suo partito, non è che le male lingue vengono da fuori. Guarda, io sono il segretario regionale del Partito, del Partito Democratico, prima ero il segretario dei Giovani Democratici Abruzzesi. Un esercito di ragazzi mi ha sostenuto fin dal primo momento. Se oggi sono qui, innanzitutto è merito loro e di quell'organizzazione giovanile che ho costituito. Nel 2009, facendo sacrifici enormi, passo dopo passo, è radicata nel territorio, oggi i quadri del Partito Democratico Abruzzese sono tutti quei ragazzi dei Giovani Democratici di prima. Diciamo che una base solida di partenza c'era, non è che le cose cascano sopra la testa della gente e basta. La sua elezione è il simbolo anche di un'innovazione all'interno del suo partito, nel senso che lei è un giovane, succede ad un altro giovane, vale a dire a Silvio Paolucci, che tutto si può dire meno che sia una persona di una certa età o anziano, e quindi è il segno dei tempi che cambiano. E questo magari non piace a una parte del suo partito, quella che veniva definita una volta nomenclatura con il K. Ma assolutamente, il Partito Democratico ormai a livello nazionale è diventato un partito che si è rinnovato completamente. In Abruzzo abbiamo cominciato un po' prima, già dal 2008 con l'elezione di Paolucci. Io sono stato il suo vice segretario vicario in questi anni e con lui abbiamo provato a costruire un partito che potesse essere sempre più rinnovato. E secondo me con la mia elezione si conferma questo principio, essere un PD che guarda le nuove generazioni e che oggi è in linea con il progetto politico del Partito Nazionale di Renzi. E il fatto che il Presidente del Consiglio, nonché segretario nazionale del partito, sia un giovane, Matteo Renzi, che poi il Presidente della Regione Abruzzo, che è l'espressione del Partito Democratico più alta nella nostra regione, sia tutto sommato giovane, perché D'Alfonso è un giovane, che il segretario del partito sia un giovane, questo fa capire insomma un certo tipo di rinnovamento e dove state puntando, cioè state, mi permetta il paragone con il calcio, avete pescato dal settore giovanile, avete portato sulle nuove leve. Allora, il Partito Democratico in questi anni sì, è un po' così. Noi siamo riusciti, secondo me, a costruire un progetto di nuova classe dirigente, facendo un lavoro difficile, che è stato fatto un passo alla volta, un po' come nelle nuove leve calcistiche che vengono allevate nelle giovanili. Ecco, così questo noi l'abbiamo fatto sicuramente e oggi io credo che ho anche il compito di promuovere una nuova classe dirigente nel PD e io voglio fare questo, far venire fuori tutta quella freschezza che c'è nel PD e che oggi deve emergere e attraverso la mia segreteria regionale io proverò a promuoverla sul territorio, sul campo, da subito. Però adesso ce lo dica sottovoce, no, quello che si dice nel PD non si muove foglia che D'Alfonso non voglia, è proprio così. Quindi... Ma oggi il Partito Democratico è il partito di governo di questa regione. Essere il partito di governo vuol dire che abbiamo una grandissima responsabilità. Noi siamo leali con il governo e con il presidente della regione, che oggi sta cambiando la nostra regione, la sta riformando. E la sfida è quella di dare risposte ai cittadini. I 22.000 voti delle primarie sono 22.000 domande di buona politica, alle quali noi vogliamo rispondere positivamente. Ecco qual è la funzione del PD oggi. Elaborare buona politica, farlo autonomamente da chi governa, perché sono due ruoli distinti, ma sicuramente in linea, in sostegno. Non possiamo... Io penso che la gente sia stanca di un partito che litiga dentro se stesso e dice questo sta con me o questo sta contro di questo. Non si deve fare questo. Noi oggi abbiamo il compito di dare risposte. Basta rappresentare la politica come una cosa che litiga dentro se stessa. Secondo me il tempo è cambiato, oggi la politica è un'altra cosa,
è in un'altra fase, per fortuna, ed è lì la sfida che noi dobbiamo ricongiungere, soprattutto con i livelli nazionali, dove la politica che sceglie viene premiata. E anche in Abruzzo stiamo facendo così, e faremo così. Useremo il partito anche per discutere le scelte strategiche di questa regione. Della maggioranza bulgara, e in questo caso insomma il paragone ci sta, con la quale lei è stato eletto, qual è il dato riferito alle quattro province abruzzesi che l'ha più sorpreso e l'ha più colpito? Beh, in provincia di Teramo ho sfiorato l'80%, diciamo che non era facile. Arrivare. Non era facile. Io voglio ringraziare tutti gli iscritti del partito teramano e tutti i cittadini teramani che mi sono andati a votare. Ho preso una percentuale impressionante. Addirittura ci sono comuni dove ha preso il 100%. In provincia di Teramo, mi sembra Torricella Sicura che sia. Adesso non ricordo tutti, però mi ricordo sicuramente in provincia di Chieti, un comune dove ho preso il 100%, anche in provincia di Teramo. A Torricella. Vado a memoria, posso sbagliarmi, però mi sembra che sia Torricella Sicura. Beh, lì poi, sai, è anche facile in alcuni paesi, in alcuni territori dove il partito è più radicato, dove votano gli amministratori, gli iscritti, anche una cosa naturale. Io ho avuto un grande sostegno al PD e questo è stato il premio anche, secondo me, che ho ricevuto. E a Teramo chi gli ha fatto la campagna elettorale? Ma tutti, assolutamente tutti quanti. L'ho fatta principalmente anche io, ho girato tutto il territorio, sono venuto spessissimo in provincia di Teramo, ho dialogato a cominciare dal segretario provinciale, dagli assessori, al capogruppo. Sandro Mariani. Tutti iscritti, certamente. E Renzo Di Sabatino gliel'ha fatta? Come no, certo che sì, gli ha dato una grande mano. Eppure lui voleva candidarsi a segretario. Beh, la sua sarebbe stata una candidatura di altissimo profilo per il Partito Democratico. Poi la Commissione Nazionale ha deciso di non dare la deroga e quindi oggi sono io segretario regionale, ma io credo che quella candidatura fosse una buona candidatura per il Partito Democratico perché è autorevole. E il PD ha bisogno anche di dare una funzione evidente alle persone più autorevoli. All'Aquila come è andato? Benissimo. Sono andato bene ovunque, è difficile trovare un risultato buono. Allora, all'Aquila non avete problemi, no. A Pescara tanto meno, a Chieti staremo a vederlo, a Teramo dove lei ha preso un mare di voti ed è stato eletto con percentuale bulgara, come abbiamo detto poco fa, qualcuno ha detto è il commissariamento del partito teramano perché il PD di Teramo stenta, zoppica e allora D'Alfonso vuole commissariare il PD di Teramo. È stato così? Ma assolutamente no, io ho collaborato fin dall'inizio col Partito Democratico Teramano, con il quale ho trovato subito un rapporto di fiducia e di stima e di capacità, perché poi le percentuali che ho trovato sono merito e frutto del lavoro che è stato fatto dal PD Teramano. Quindi io ringrazio il Partito Democratico Teramano e tutti gli amministratori del PD Teramano. Io penso che la rappresentazione della mia vittoria di Teramo è proprio l'esaltazione di un sistema che può funzionare quando diventa squadra, quando ci si mette al lavoro tutti verso una stessa direzione. E il PD deve essere così. Oggi noi, quando siamo al governo, noi non dobbiamo rinchiuderci nelle nostre stanze per litigare. Abbiamo il compito di darci obiettivi e raggiungerli. Le primarie oggi, qui a Teramo, sono state un esempio di riuscita di un percorso. Senta, la sua elezione è il segno anche, guardiamo adesso la faccia buona della medaglia, è il segno anche che nel PD abruzzese le correnti, le rotture, le fratture, quello che magari si può notare di più nella politica nazionale, non ci sono. Il PD ha avuto un progetto territoriale, secondo me, in questa fase. Abbiamo dimostrato che la classe dirigente abruzzese è in grado di trovare dentro se stessa delle soluzioni che sono in grado anche di essere in linea con il progetto nazionale. Però io credo questo. Noi oggi siamo nel 2015. Al PD si iscrivono i ragazzi del 2000, che sono nati nel 2000. E si stanno iscrivendo. E questo era il segnale di cui parlavamo poco fa, no? Quello della linea verde, ragazzi qua, che sono il futuro dell'Abruzzo, noi a queste persone mica possiamo chiedere a quale corrente si vogliono iscrivere. È una cosa che proprio non si può fare. Noi dobbiamo chiedere a queste persone che idee hanno e come intendono declinare il ruolo politico che vogliono avere attraverso una partecipazione compiuta. Che non si può ascrivere a una corrente, non è possibile. Noi dobbiamo offrire un partito che sia un luogo di politica,
dove si può fare politica. E per questo c'è bisogno di avere un grande dibattito pubblico che il partito deve promuovere, per attirare quei ragazzi e per dire loro che è possibile cambiare la nostra regione. Perché io credo che sia questo il compito del partito. Qual è la cosa che è il messaggio che voi date ai giovani e che vi permette di fungere da polo d'attrazione in questo modo rispetto ai partiti del centrodestra, a Forza Italia, dove il ringiovanimento mi sembra non sia in atto, e neppure al nuovo centrodestra, a Fratelli d'Italia? Cos'è che vi caratterizza come spirito giovane in questo momento? Beh, noi intanto diciamo che il rinnovamento lo pratichiamo, e quindi non è che ci riempiamo solo la bocca, e lo portiamo avanti con coraggio, anche quando non è semplice. E i giovani che aderiscono al Partito Democratico trovano e troveranno un ruolo che vuole, un partito e un luogo che li vuole rendere protagonisti, sapendo che la politica non è una cosa semplice. Io voglio che i giovani che si iscrivono al PD possano discutere nel PD, e in quei luoghi dove si discute possano trovare anche le persone che scelgono per questa regione. Ecco perché i giovani che vengono nel PD conteranno, perché troveranno luoghi di discussione dove parteciperanno anche le persone che prendono le scelte, che assumono le scelte. È così che si cresce politicamente, confrontandosi. Noi viviamo un tempo che è completamente cambiato rispetto a prima. Anche la politica non si fa più come prima. Però noi dobbiamo rimettere al centro la partecipazione, soprattutto per recuperare la credibilità. La politica deve tornare a essere credibile tra i cittadini. E per essere credibile tra i cittadini si deve fare trovare. Perché oggi non si sa cosa fa bene un segretario di partito. Io con il mio mandato voglio renderlo trasparente quello che fa un segretario di partito. Perché questa è la missione di un giovane segretario, rendere capibile quello che uno vuole fare. Marco Rapino da dove viene? Prima del PD dove era? Da che parte stava? Che cosa faceva? Beh, io ho iniziato a fare politica molto presto, ho iniziato a scuola quasi. Una militanza tradizionale, mettiamola così. Ho fatto il rappresentante dell'Istituto del Liceo Scientifico Da Vinci a Pescara, poi negli anni di università mi sono un po' allontanato dalla politica, poi tornare con la sinistra giovanile a Pescara. Strano, perché di solito negli anni dell'università chi ha questa passione la coltiva e magari la... Io in quegli anni mi sono avvicinato molto ai blog, e ho iniziato a scrivere parecchio. E poi con le primarie di Prodi, nel 2006, io ero molto interessato e scrivevo tantissimo di questa campagna elettorale di Prodi che doveva cambiare l'Italia. Andai al seggio, era il 16 ottobre credo del 2006, andai al seggio e rimasi a fare il volontario lì tutto il giorno. E quando tornai a casa qualcosa era cambiato dentro di me. Ma prima dove stava? Dalla parte della sinistra? Sempre stato di sinistra, da sempre. Sono fedelissimo all'ideale della mia gioventù. E quindi lei non è della stessa linea di D'Alfonso, tanto per capirci, non ha mai avuto qualcosa di sinistra, D'Alfonso. Beh, io ho 31 anni, comunque faccio parte di una sinistra progressista che è nata negli anni di Blair, mi sento vicino a quel mondo lì, una tradizione culturale diversa dall'appartenenza ideologica del Novecento, però mi sento un ragazzo, un uomo di una sinistra contemporanea, una sinistra che guarda al futuro, che non è una sinistra conservatrice. Non quella di Vendola, insomma. Assolutamente no. E cosa vi distingue? Oggi? Chi dice più qualcosa di sinistra, tanto per usare una frase abusata, lei o Vendola? La sinistra oggi secondo me è stare dalla parte degli ultimi e avviare politiche per rimettere al centro gli esclusi degli ultimi 20 anni in questo paese. E secondo me il governo ci sta riuscendo in Italia. Ma di ultimi in questo momento ce ne sono parecchi. Sì, sì, lo so. Purtroppo in Italia gli ultimi... sono diventati primi, nel senso che sono talmente tanti che... Guardando anche i dati di oggi, l'Italia è il paese che sta ripartendo. Se riusciamo a agganciare i trend della crescita con delle buone politiche che stiamo anche mettendo in atto, sono convinto che il paese ripartirà e ha tutti i mezzi per giocarsela e competere con il resto del mondo. Su questo fatto che l'Italia stia ripartendo e che la situazione stia migliorando, mi sembra un po'... di quando si parla della sanità, no? Dove c'è la sanità, quella di cui parlano i politici, e poi la sanità percepita, che è quella che i cittadini vivono sulla loro pelle quotidianamente. Ecco, si continua a dire che l'Italia sta ripartendo, però gli italiani non lo percepiscono ancora. Ma io credo che ultimamente gli italiani non riescano anche un po' a percepire.
e anche sulle scelte che ha fatto il governo, credo che gli italiani abbiano ben capito che le scelte del governo sono in favore della rimessa in campo di una politica di crescita. Ma guarda, guardi, anche con il Jobs Act, ad esempio, io sono convinto che gli italiani hanno ben capito qual è l'intenzione del governo italiano, quello di creare più posti di lavoro, e penso che siano politiche per far crescere questo paese. Ma perché quando questo tipo di politica la faceva Berlusconi voi la criticavate? Ma non è la stessa politica di Berlusconi. Non è affatto. La liberalizzazione del mercato del lavoro, il primo ad introdurla, come, quantomeno come idea, è stato il centrodestra in Italia. Vede, io credo questo. Io faccio parte di una generazione che non ha mai avuto la possibilità. Era la sinistra che diceva l'articolo 18 non si tocca. Io penso che faccio parte di una generazione che non ha mai avuto il contratto di lavoro. Una generazione che ha avuto veramente difficoltà a trovare una collocazione come cittadini in questo mondo. Finalmente c'è un governo che prova a dire alle nuove generazioni: dopo il vostro percorso di studi avrete la possibilità di progettare il futuro. Perché quello che oggi manca, si vede da tutti i dati, e che i giovani italiani non possono progettare di avere una famiglia. E questa è una cosa drammatica per il nostro paese. Invertire questa tendenza è cambiare verso l'Italia, per citare uno slogan renziano, mettiamola così. E io credo che sia la direzione giusta oggi. Cambiare anche un po' la mentalità di chi una volta pensava al posto fisso e fargli capire che magari le tutele oggi crescenti, comunque, il posto fisso non c'è più. Le tutele crescenti possono essere uno strumento per anche avere delle garanzie per il futuro. Io penso che sia la direzione giusta, e noi dobbiamo avere anche il coraggio di dire che il mondo è cambiato, ma le tutele ci possono essere e devono essere applicate. E ritengo che le nuove generazioni avranno la possibilità di tornare a immaginare il futuro in questo paese. La tutela di un posto di lavoro non dovrebbe essere soprattutto la meritocrazia, cioè la capacità di qualcuno di dimostrare che quel lavoro lo sappia fare, perché assolutamente lo sa fare, magari c'è la libertà da parte di chi quel lavoro lo offre di poterlo andare via, nel senso. Il merito è assolutamente un fattore culturale da inserire maggiormente nel nostro paese. Ecco, io penso che i giovani servono anche a questo, no? Io conosco tanti ragazzi che sono andati via dall'Abruzzo, sono andati via dall'Italia, dicendo che l'Italia non è un paese dove il merito può essere applicato. Ecco, fare iniziare a parlare di merito in Italia è fare un grande sforzo culturale. La CGIL non è molto vicina però a questa idea di meritocrazia o del mondo del lavoro. Ma io rispetto molto i sindacati e credo che sia giusto parlare e discutere con loro e anche trovare punti di equilibrio. Su questo vengo da quelle tradizioni, io anche come segretario regionale voglio fare in modo che il Partito Democratico discuta con i sindacati, che il Partito Democratico crei un'alleanza vera con il mondo del lavoro oggi, per capire dov'è la nostra regione e quali sono anche le misure che devono essere adottate qui. Quindi non ho nessuna visione caricaturale dei sindacati rispetto a questo, ritengo che il loro posizionamento sia un posizionamento serio, ragionato, che va rispettato e ascoltato. Quello che dice è molto poco di sinistra, lo sa lei, sì? Ma io non credo, io penso che sia di sinistra. Se uno intende la sinistra come... Ma io penso, ripeto, oggi essere... Come la sinistra che c'era una volta, nel senso quella della CGIL, quella del vecchio Partito Comunista, quello dei DS, molto poco di sinistra. Io mi sento di sinistra e credo che oggi la sinistra sia cambiata. Le sto facendo un complimento, nel senso, non è. Ma io non rinnego il mio passato, io poi, ti ripeto, non sono mai potuto essere comunista, è una questione temporale, non ho fatto in tempo. Sono nato sarebbe stato comunista? Non lo so, sono stato nel 1900, sono nato nel 1983, è un po' difficile come domanda, avevo 6 anni quando è caduto il muro di Berlino, quindi non è che io... Però ritengo che oggi sinistra voglio dire cambiamento rispetto a una situazione in questo paese che va avanti da troppo tempo e bisogna essere progressisti. La vostra ideologia, raffrontandola, e poi ci fermiamo per la pubblicità, raffrontandola a quella dell'ultimo paese comunista che in questo momento c'è, cioè quella della dittatura della Corea del Nord, è molto lontana. Ma viva Dio, direi, no? direi quindi, viva Dio. E quello è l'ultimo paese comunista, io mi devo raffrontare con quello. Comunismo, diciamo che non ce n'è nel PD. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia.
Eccoci di nuovo con Marco Rapino, neo segretario regionale del Partito Democratico. Lei ha atteso subito da una bella prova da segretario regionale, cioè le elezioni al comune di Chieti, dove in questo momento voi non siete al governo della città, quindi c'è un sindaco del nuovo centrodestra, ed è un'elezione, già questa è una prova importante, perché potrebbe rompere l'equilibrio, no? Tra i capoluoghi di provincia. In questo momento siete 2-2, centrodestra tutto da perdere, o resta in pareggio oppure va sotto. Proveremo ad andare sul 3-1 sicuramente. E penso che ci siano tutte le possibilità per avere un buon risultato. Abbiamo un ottimo candidato sindaco, stiamo costruendo anche un'ampia coalizione e credo che il PD oggi abbia l'ambizione di tornare a governare a Chieti, ed è la prima sfida, la prima vera sfida alla quale io sarò chiamato a rispondere, e ci voglio lavorare giorno per giorno, ventre a terra. La candidatura di Di Febbo, quindi lei la giudica un'ottima, positivissima, un giovane anche Luigi, in è un caso. Giovane, una persona disponibile, un grandissimo mediatore, uno che ha la capacità di capire la politica prima degli altri, riesce sempre a anticipare, anche ha fatto una bellissima campagna elettorale primaria, la sta continuando a fare. Io sono convinto che porterà il centro-sinistra al governo nella città di Chieti. Lì giocate fuori casa, nel senso che Chieti storicamente è una piazza di destra, no? Da sempre. Sì, sicuramente una città più vincere moderata. A Chieti per voi significherebbe moltissimo. Beh, è già successo. Quindi non è, sì, sì. Non è un'impresa impossibile. Non è un'impresa impossibile in questi ultimi tempi, sì, forse sì. Qualche tempo fa, anche perché avete presenze a Chieti e provincia, presenze importanti, no? Giovanni Legnini, sì, che ormai è vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, però è un esponente del PD. Certamente. Importante, poi Camillo D'Alessandro, Silvio Paolucci, insomma, il suo predecessore. È un bel capitale umano, diciamo, su cui lavorare e investire in quella provincia, e credo che anche attraverso queste personalità che citava, noi riusciremo a costruire una campagna elettorale in grado di coinvolgere la cittadinanza di Chieti e farla sentire parte di un cambiamento dell'Abruzzo che abbiamo in testa e stiamo cominciando a mettere in pratica nella nostra regione. Io spero che ci riusciremo e sono convinto che sarà una festa bellissima quella da celebrare a Chieti, perché è importante che il PD batta un colpo anche in quel territorio. Dopo tanti anni si possa tornare a governare lì. E io ritengo che la classe dirigente del Partito Democratico di Chieti sia all'altezza di questa sfida. E lì il centrodestra ha timore che D'Alfonso piazzi le tende a Chieti durante tutta la campagna elettorale e da lì non se ne vada più. Ma io credo che lo farà. Questa arma politica non convenzionale che avete la userete, sì. Luciano? Eh sì. È il presidente della nostra regione, lui ha tutta l'ambizione di voler vincere anche a Chieti, ed è giusto che sia così, quindi noi faremo la nostra campagna elettorale con tutti i mezzi che abbiamo. A Teramo però non siete riusciti a sfondare. Per come pochissimo, mai? Per pochissimo. Abbiamo sfiorato il miracolo, per poco non ce l'abbiamo fatta, è stato un peccato, ma Manuela Di Pasquale ha fatto una campagna elettorale bellissima, secondo me, e a volte va così. E lei pensi che quando qualche tempo fa io sostenevo che Manuela Di Pasquale a Teramo poteva essere il candidato forse giusto per il Partito Democratico, in molti nel suo partito non ci credevano. Questo in molti nel suo partito a Teramo, non fuori, perché fuori magari qualcuno ci credeva. Lei ha dimostrato, secondo me, di essere il candidato giusto. E ha fatto una campagna formidabile. Manola poi ha un coraggio invidiabile, una determinazione invidiabile, ed era il candidato giusto, secondo me. E il PD ci ha creduto, forse ci ha creduto un po' troppo tardi, a volte si possono fare degli errori di valutazione, chiaramente, ma sono convinto che anche a Teramo noi stiamo seminando bene, perché torneremo a vincere anche lì. Parliamo di linee programmatiche. Che cosa vuole cambiare nel PD lei rispetto al suo predecessore, che è Silvio Paolucci, del quale lei è stato un collaboratore? Ecco, perché lei ha vinto queste elezioni? Che cosa ha promesso? Che cosa ha detto che farà? Allora, io
Penso, essendo stato il suo vice segretario, che la mia proposta politica è una proposta di continuazione di quello che ha fatto Silvio, e che voglio ringraziare anche qui perché il suo lavoro è stato straordinario. Quindi in questi non può anni. Rinnegare niente del passato, questo è fuori discussione. Era il suo vice segretario, abbiamo condiviso la linea in questi anni, ha rimesso in piedi un partito che era in una situazione gravissima dopo i fatti del 2008. E lui aveva la mia età, aveva 31 anni, ha ricostruito il PD. Ecco, questa è una foto che la regia ci sta mandando, dove lei è tra Silvio Paolucci e Manola Di Pasquale, il giorno della sua elezione. Sì, esatto. Ecco, lui è riuscito a ricostruire il PD. Oggi la fase è diversa. Oggi un'altra fase, il PD al governo, e noi dobbiamo ridare centralità al luogo politico, quindi al partito. Cosa ho detto io in giro quando andavo nei circoli, quando incontravo le persone? Che voglio dare senso al ruolo politico del PD. Voglio fare in modo che il PD sia un luogo centrale di discussione politica della nostra regione, che sia quel luogo che è in grado di dare un orizzonte alle nuove generazioni per l'Abruzzo, perché noi dobbiamo capire dove vogliamo portare l'Abruzzo, non solo durante il mandato di governo, ma dobbiamo avere l'ambizione di avere un'elaborazione dell'Abruzzo del futuro, perché un partito non è che estingue la sua funzione con la durata del mandato, deve andare oltre, no? Quindi noi dobbiamo fare questa cosa qui e dobbiamo coinvolgere i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, perché noi poi non c'è che ci dobbiamo fermare solo a chi sta in un organismo o no. Ridarà vita ai circoli, assolutamente, che in quest'ultimo tempo, noi dobbiamo riaccendere la vitalità nei nostri circoli, dobbiamo fare in modo che siano luoghi partecipati, dove si discute di politica e dove c'è l'iniziativa politica, dove noi portiamo anche i nostri amministratori a parlare e capire quali scenari aprire nella nostra regione. E questa è la funzione che deve avere un partito. E deve essere bello. Io voglio creare la più bella comunità di partito che c'è in Italia, nella nostra regione. Siamo una regione molto piccola, quindi possiamo avere l'ambizione di essere un esempio nazionale. E una volta, tornando all'esempio di una volta, no, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana aveva le sezioni quasi dove c'era ogni caserma dei carabinieri, quindi dappertutto. Ecco, è quello lo spirito che lei vuole ritrovare o è più largo come idea? Allora, questa è una domanda molto bella. Io credo che sia un po' così, riscoprire un senso di voglia di stare nel territorio, anche con un po' di fatica, quindi aprire anche le sezioni lì dove è più difficile. Però allo stesso tempo noi oggi abbiamo il compito di rispondere anche a un'esigenza diversa. Oggi non ci si organizza più il tempo come una volta, no? Quindi la politica deve poter essere anche sostenibile. Quindi dobbiamo anche essere più presenti nel mondo digitale, dobbiamo essere più rintracciabili lì, dobbiamo poter attingere anche la capacità di quelle persone che non sono in Abruzzo oggi. A me hanno sostenuto tantissimi ragazzi che sono in America, che sono in Cina, che sono in Europa, a studiare o a lavorare, e noi dobbiamo fare in modo che per loro l'Abruzzo non sia solo il luogo dell'affetto dove vivono i genitori, ma quel capitale umano lì, che magari è la nostra eccellenza, noi dobbiamo offrire un luogo dove loro possono anche dire quello che pensano e contaminare nelle soluzioni. Quindi lo strumento deve essere sia quello di un'organizzazione capillare nel territorio il più possibile, sapendo che la fase della politica oggi è diversa, quindi neanche ci possiamo più permettere di avere i circoli ovunque. Però allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità di stare nel dibattito regionale attraverso nuove forme di partecipazione. È difficile fare aggregazione, quindi è difficile... Ma non è difficile, perché i circoli sono un ottimo strumento per aggregarci. Non deve finire lì. Noi dobbiamo aggregare anche chi non si vuole iscrivere. Cioè noi abbiamo questo bellissimo, diciamo, piccolo esercito di simpatizzanti, di elettori del PD che ci va a votare alle primarie anche non essendo iscritta, che noi dobbiamo valorizzare, noi dobbiamo chiedere loro quello che pensano. Ecco, noi ci chiamiamo PD perché siamo il partito della democrazia, quindi dobbiamo fare una chiamata alla partecipazione democratica. E io vorrei che in questi anni riuscissimo anche a coinvolgere chi non si è iscritto e capire se le idee che ha oppure le proposte che vuole mettere in campo possono essere spendibili nel PD. Il suo messaggio a chi invece dalla politica, parlo dei cittadini comuni, si allontana, la vede lontanissima, vi vede come delle persone che stanno lì a fare i vostri interessi e non quelli della comunità, e qual è? Io credo che questo sia il primo compito di chi fa politica oggi, soprattutto della nuova generazione che fa politica, anche perché in Abruzzo poi il tasso di astensionismo è stato alto.
E credo che la risposta deve essere puntuale, intanto con la sobrietà, con un esempio, che chi è chiamato come me a ricoprire un incarico di responsabilità in un partito deve sempre avere con sé, essere un esempio. E ricucire quello strappo che c'è con chi oggi si allontana dalla politica, secondo me passa per la capacità di offrire un partito che sia davvero aperto ad ascoltare intanto chi oggi vede nella politica solamente uno spettacolo di persone che porta problemi. Io voglio dare l'esempio opposto, dare l'esempio di uno spettacolo di persone che offre soluzioni, chiedendo anche a chi oggi è arrabbiato di fare proposte, sulle quali magari un partito si può anche spendere. Ma chi è arrabbiato oggi i problemi ce li ha per davvero. Certo, però anche i problemi vanno organizzati. I partiti fanno questo, servono a organizzare l'esigenza. Devono tornare a essere quel luogo, perché è vero che hanno smesso. Però io voglio fare in modo che in Abruzzo il Partito Democratico possa essere un luogo trovabile dalle persone che oggi hanno problemi. E spesso il partito si è nascosto, i partiti si sono nascosti, hanno abdicato alla loro funzione. Io non voglio abdicare da questa funzione. La critica maggiore che fanno al suo Presidente del Consiglio è quella di essere un chiacchierone, di fare pochi fatti. La critica che fanno al suo Presidente della Regione è quella di essere un chiacchierone e di fare pochi fatti. Questo dall'altra parte della barricata, certo. Ovviamente. Siete un partito di chiacchieroni voi. Poi in politica diventa sempre tutto opinabile. Io penso al contrario, penso che stiamo dimostrando di mettere in campo tanti fatti a livello nazionale e anche in questa regione. Credo che il partito come funzione è difficilmente decifrabile, no? Quando uno va a cena e dice che fa il segretario del partito, difficilmente viene capito su cosa fa realmente. Ecco, la mia sfida è questa, fare capire quello che faccio, come. Intanto attiverò ogni anno un bilancio pubblico di quello che fa il partito con le idee, lo chiameremo Stati Generali del PD Abruzzo, noi dove diremo quello che abbiamo pensato e quello che abbiamo realizzato, in modo tale che sia evidente a tutti quello che è mancato e quello che è stato raggiunto. Io penso che i partiti oggi, se vogliono essere credibili, devono dire quello che fanno, anche quando non è facile comprendere qual è il ruolo del partito, perché non è solo vincere quell'elezione o quell'altra, è anche l'elaborazione delle proposte che poi vengono, che diventano scelte, che diventano soluzioni e che diventano leggi. Senta, in realtà il segretario regionale del Partito Democratico è colui che guida il partito all'interno della regione, è colui, tra virgolette, che comanda all'interno del partito. Ecco, lei come fa a comandare su D'Alfonso? Ma il ruolo del segretario non è quello che comanda. Beh, il segretario, in pratica sì, è quello che dà le linee guida. Non mi chiamo capo, mi chiamo segretario. Lo so. L'etimologia è diversa, due parole. Però quello è un altro partito, esatto, dove c'è il capo, secondo, esatto, voi. Esatto. Però ecco, il segretario è colui che dà, dare linee generali sulla nostra regione e fare anche un elenco delle priorità rispetto... Come fa a dare le linee guida a D'Alfonso? Allora cambio la domanda. Perché esistono i luoghi della politica. Luciano D'Alfonso è iscritto al Partito Democratico, è un membro degli organismi del Partito Democratico facendo parte di diritto della direzione regionale del PD, e dovrà anche lui discutere con il Partito Democratico di quelle che sono le posizioni del partito rispetto anche a quelle scelte che dovranno prendere la regione. Ma democraticamente sono convinto, conoscendolo, che lui si misurerà con tutto se stesso all'interno dei nostri luoghi. Per Renzi è molto più semplice, no? Perché si dà gli ordini da solo, il segretario nazionale che dà al Presidente del Consiglio le direttive, lì è più semplice la cosa. Anche Renzi discute con la direzione nazionale del PD, la facciamo anche in streaming per esempio, ed è anche un modo per dimostrare che la politica è così oggi. La discussione per esempio sulle riforme strategiche di questo Paese, Renzi le ha fatte in direzione, a volte anche mettendo in minoranza una parte del Partito Democratico e anche votando. Quindi a chi pensa, dice, vabbè, il segretario del Partito Democratico regionale, quanto vuoi che conti? Insomma, non è così. Noi discuteremo nel partito e chiameremo chi oggi governa a discutere nel partito per recuperare quella credibilità che i partiti devono avere. Io voglio creare una bellissima comunità che discute, che si misura, che dimostra condivisione. Io al segretario regionale del Partito Democratico però devo chiedere perché Renzi non è venuto ancora in Abruzzo, non è venuto all'Aquila, ha rimandato parecchie volte la sua visita.
Io chiederò al Partito Nazionale di organizzare al più presto una visita del Presidente del Consiglio. Sembra strano. Ma non credo che sia andato ovunque comunque. Vabbè, ma L'Aquila è un simbolo, è una città simbolo, è un posto dove la sofferenza e le difficoltà della gente si toccano con mano, dove ci sono i cantieri aperti, dove la ricostruzione non è stata mai fatta, e poi si trova a meno di 100 km da Roma, insomma, non ci vuole l'elicottero per andare da Roma all'Aquila, adesso permetta la battuta. No? Io vorrei due cose, che la legge sulla ricostruzione vada al più presto a votazione in Parlamento, e dopodiché che Renzi venga all'Aquila a raccontare quella legge. Dobbiamo fare questo. E il Partito Democratico abruzzese svolgerà quel ruolo lì, cerniera tra i vari livelli istituzionali e il Partito Nazionale per portare a compimento questo percorso. E sono convinto che con gli esponenti anche che abbiamo oggi al Senato e alla Camera riusciremo a trovare questo percorso. Ecco, lei a proposito di cerniere, lei con il suo ruolo funge da collante, certo, quindi dalla più alta carica regionale alla più bassa carica regionale. Mi fa capire come riesce a far intendere ai sindaci del PD, quelli dei comuni più piccoli, non dico quello di Pescara, che la regione guidata da un presidente del PD manda sempre meno soldi ai comuni e i sindaci sono incavolati neri perché non riescono a tirare avanti e non riescono magari a volte a pagare gli stipendi dei dipendenti comunali? Allora, intanto noi ci doteremo di uno strumento che è la conferenza degli amministratori e degli enti locali, dove noi faremo in modo che anche chi oggi ha un ruolo di rilevanza alla regione possa discutere con i nostri sindaci e con i nostri amministratori. Il nostro compito è di armonizzare le scelte politiche e anche di mettere nelle condizioni gli amministratori di avere un luogo dove portare avanti le loro istanze, perché oggi è mancato questo. Quindi il partito servirà a dare anche forza a un dibattito che è quello tra chi amministra oggi i territori e chi amministra la regione, dando ruoli diversi e sapendo che l'indirizzo è quello comune, cioè fare in modo che i nostri territori stiano meglio di come stanno, sapendo che oggi noi viviamo una fase che è difficile, perché sappiamo bene com'è e come stanno i conti, e quanto oggi la politica, rispetto a una fase dell'economia diversa, deve dare risposte di grande responsabilità. E quindi non sarà semplice, ma sicuramente i nostri amministratori avranno un luogo dove discutere insieme oggi a chi governa. È più che discutere, vorranno magari delle risposte. Troveranno delle soluzioni, la politica è questo, la politica è sintesi, è bella quando fa sintesi. Se dovesse venire un sindaco del PD da lei e dire guardi non ce la faccio più, io restituisco la fascia tricolore perché il mio comune non ce la fa, perché dalla regione non mi arrivano i soldi, perché è saltato l'ente intermedio che è la provincia, e quindi che risposta gli dà lei? Mi spenderò anima e corpo per cercare di trovare la soluzione possibile. Non lavorerò mai perché un comune non riceva una risposta o perché un comune non possa essere ascoltato. Il ruolo del partito è anche questo. Lei è segretario da 4 giorni. Più o meno. Sì. La domenica sì. Oggi no, 3 giorni, perché oggi è mercoledì, ho sbagliato io di giorno. Già sono logorato. Già è logorato. La prima grana che le è arrivata qual è stata? Allora, ancora è arrivata. Ancora niente? Ancora niente. Quindi è fortunato. Assolutamente sì, ma poi adesso è un momento bellissimo, questo bellissimo risultato che c'è stato. Stiamo organizzando l'assemblea regionale del partito che dovrà proclamare il nuovo segretario. Sto cercando di costruire nel migliore dei modi questo passaggio, che deve essere un passaggio rilevante per la nostra regione. Che tutta la nostra regione possa capire qual è il dibattito del Partito Democratico e come il Partito Democratico si vuole rendere utile. A che ora avete chiuso le urne domenica? Alle 20. Alle 20. La prima telefonata alle 20 e un secondo di chi è stata? Di congratulazioni? Perché tanto il risultato era scontato. Non è arrivata alle 20 e un secondo, è arrivata più tardi e credo che sia stata di qualche parlamentare, adesso non mi ricordo chi. Mi hanno chiamato, mi ha chiamato Castricone? Non mi ricordo Noble. Se prima Ginoble o prima Castricone, uno dei due. Ginoble in queste cose è imbattibile. Non di D'Alfonso. No, D'Alfonso subito dopo.
subito dopo. Questa credo cosa che... penso che, conoscendo Luciano Alfonso, gli darà fastidio. Essere arrivato secondo non è... Sono sincero, credo Ginoble per primo e poi forse D'Alfonso, proprio così. È stata... Da Teramo è arrivato, cioè dalla provincia poi, di Teramo. Con quel risultato che c'è stato era anche giusto, no? E non l'ha chiamata San Romariano? Come no, certo che sì, sì, sì. Poi sono arrivate tutte le chiamate. Mi ha chiesto la prima. Siamo arrivati alla fine. Complimenti, intanto buon lavoro, grazie. In bocca al lupo, penso che sia la cosa migliore che si possa fare ad un segretario di partito in questo momento, e l'attende subito questa prova del 9 a Chieti, poi ne parleremo in questi giorni, nei prossimi giorni che ci accompagneranno a questo primo traguardo. Grazie. Grazie davvero. Grazie per la sua partecipazione a Marco Rapino, nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.